Signori, eccoci qua di nuovo in questa nuovissima puntata di God of War. La scorsa puntata, signori, è stata no epica, epicissima. Epicità, epicità unica, secondo me. Però vi ricordo di una cosa, sempre vi devo ricordare di seguirmi su Instagram, su Twitch e su YouTube come Kingslave Corpo e Non. E niente, mo aspettate che continuo un attimo. Ok. Devo fare una cosa sul telefono, 2 secondi un attimo. Sto scaricando la live della live precedente, che è stata, ripeto, fighissima. Ah. Ok, signori, mentre giochiamo, allora abbiamo preso un attacco runico, secondo me, più che epico, perché ci ricorda molto il passato dei videogiochi di Kratos, del God of War PlayStation 2. Ce l'hai fatta! Ora torna subito da tuo figlio! Però prima, le lame del caos le devo potenziare, sì o no? Mamma mia, regale, sto potenziando poco alla volta. Ah, addirittura. No, non è che devo. Artefatti, vai, più figli. Incantesimo. Oh! Ok. Dopodiché, abilità. E ci potenziamo un po'. Allora, qui che è? Ok. Questo che è? Cioè. Non vedo l'ora di andare a 4 a 5. Torniamo subito a Midgard con quel cuore. Ora capisco. Sto dondolando al fianco del maledetto fantasma di Sparta. Non usare quel nome. Non fraintendermi. Da quanto ho sentito, il Pantheon se l'è cercata. Ma non sarà facile accettarlo. So che odio gli dèi, ma non riesci proprio a stare lontano da loro, vero? Non deve dire nulla, ragazzo. Non deve sapere. Idiozie, fratello. Sono solo idiozie. Deve sapere. Solo la verità lo renderà libero e completo. Sì, va bene. Odi gli dèi. Tutti gli dèi, incluso te stesso. Ma tutto questo riguarda anche tuo figlio. Non capisci? Lui lo sente. Non può evitare di essere ciò che è. Non può perché non gli hai ancora detto nulla. È tutto collegato, lo capisci? Tu non gli direi nulla. Come vuoi. Caga sotto, Kratos. Hai presente quella scorciatoia tra i rei? Bello migliorata. O forse l'ho danneggiata. Quella ci serve. Lo so! Perciò ho preso un paio di folate di quei venti di Ea e l'ho modificata. Ora si può usare per andare e per tornare. Sempre se non ho combinato guai. Andiamo da Freya. Grande idea, fratello. C'è ancora qualcosa da sistemare, ma ce la farete. Dai, fratello.
Non è perfetta, ma poco importa. C'è ancora qualcosa da sistemare. Sbrighiamoci. Il cuore. Ce l'hai? Sì, sì. Il dorso della mano. Sta ancora male. La febbre potrà calare, ma per guarire... Deve conoscere la verità, sapere chi è. Sì. Non è così semplice. Tiriamolo su. Te l'ho detto che anch'io ho un figlio. Un secolo da quando ha visto l'ultima volta. Alla nascita le rune ne predirono la morte. Il neonato che stringevo così, piccolo, così difeso. Decisi allora che avrei fatto qualsiasi cosa per proteggerlo. Qualsiasi sacrificio. Ma tutto ciò che feci, lo feci per me. Lasciai che le mie esigenze e le mie paure venissero prima dei suoi bisogni. Mi accorsi del suo risentimento solo troppo tardi. Non vale la stessa cosa. Abbi fiducia in lui. So che la verità non è semplice. Ma niente lo è quando di mezzo c'è un figlio. Sto per caricare il video su YouTube, raga. C'è un maleficio. C'è un maleficio sul ragazzo. Non andare senza di me. Non lo farò. Sto meglio. Sei sovvenuto. No, ancora no, raga. Sarai in grado di viaggiare. Per adesso. Non succederà più. Te lo prometto. Fai in modo che sia così. Grazie. Tuo padre ha fatto il grosso del lavoro. Resta qui e riposa. Hai già fatto molto. La mia porta è sempre aperta per voi. Quello è Vanà, scusa. Dobbiamo andare. Dunque, prima che Modi ci interrompesse, stavamo iniziando a esplorare la camera di Tyr. Scusate un attimo, raga. Non ce la faccio più veramente. Per trovare la luna nera. Ragazzo, da che parte andiamo? Oh, non lo so. Sì che lo sai. Ci serve una barca. Non so,
questo ci serve una baba. D'accordo. Però prima... E qui abbiamo completato. Poi Valkyrie. Scusate, eh. Massimo disturbo che sento, bestemmio. Bestemmio. Pensa prima di agire. Siamo pronti per un nemico così potente. Se lo sei tu? Anch'io lo sono. Se conta qualcosa. Vabbè, corvo di merda. Vai, lo lascio. Arriva! Thank you.
Balrog di merda. Che ne ricarico? La sinistra, arriva! Avete liberato la mia forma corporea. Ve ne sarò sempre grata. Perché è in trappola? Non ne sono certa. La mia mente è frammentata. Il Rockstone Afovalkis è l'ultima cosa che ricordo. Cosa? Il Valhalla Terra. Devo tornare. È una specie di camera di consiglio nascosta a Midgard. Le Valchirie hanno spesso bisogno di un luogo dove conferire lontano dagli occhi di Odino. Pensavano di essere al sicuro, ma a quanto pare il padre di tutti vede ogni cosa. Dov'è? Ti ricordi la stanza con gli otto troni? Credo di sì. Siamo stati in così tanti posti. È a sinistra delle statue dei due re maggiori. Allora l'avevo detto. Non ero sicuro. Scopriremo perché le Valchirie sono così. La camera aveva un significato speciale per loro. Là lo scopriremo. Ne sono certo. Manco volevo salire così, raga. Allora, signori, abbiamo avuto un talismano molto molto potente che si chiama Talismano dei Regni. In poche parole, qui possiamo rallentare il tempo. E perché no? Perché quanto Thanos a me non serve finché non lo potenzio abbastanza bene. Che cazzo sta facendo? Io posso avere una pazienza molto molto limitata. Il mio gatto, ragazzi, vabbè, che cazzo me ne frega a voi, dai, su. Tra l'altro vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingsley. Sì, perché dobbiamo scendere, sì. Poi dopodiché dobbiamo fare un'ultima cosa prima di andarcene. Dobbiamo andare in superficie, cioè, perché dobbiamo prendere ah sì, una cosa della vita, guarda, vai Atreus, se tocca a me, perché sennò qua siamo notte, vero?
Giusto? Assolutamente no. Giusto? Ho solo uno però. Aperto, grande. Ancora con la vita. Ok, credo che qui l'abbiamo completato, vero? Non posso più. Non abbiamo trovato niente qui, passo fluviale. Sarà sotto allora. Charlie. Pure sotto a cui tipo. Qui dietro tipo. Che fatto? Qui abbiamo fatto. Dai, se va. È da pozzo. No, non per di qua. Per di qua. No, per di qua. Ci sono altri fatti, quindi no, possiamo pure andare. Visto? La barca è arriva. Qualcuno ha chiamato il serpente. Non funziona ancora. Sali, tiro io. Sei silenzioso. Non stai bene. Sì, credo. So che mi hai sentito parlare con Freya. Tu credi di aver capito, ma non è così. Perché non dici niente? Dici che ho un maleficio. Mi credi debole perché non sono come te. Lo so che non sono come volevi. Ma dopo tutto questo credevi che le cose fossero cambiate. Tu non sai tutto, ragazzo. No. Ma almeno una sola verità. La verità. La verità. Io sono un dio di una terra lontana da qui. Quando arrivai su questi lì scelsi di vivere da uomo. Ma la verità è che io sono nato dio. E lo sei anche tu. Allora, non hai niente da dire. Potrei diventare un animale. Se puoi diventare un animale.
No. Non credo che tu possa farlo. Sono un dio. Mamma sapeva. Ed era una dea. No. Lei era mortale, ma conosceva la mia natura. Sono un dio. Perché aspettare tanto a dirlo? Volevo risparmiartelo. Essere un dio può voler dire vivere tra angosce e tragedie. E questo è il maleficio. Che tipo di cose potrei fare? Posso volare? Essere invisibile? Io non mi sento un dio. Non so quale sia la natura dei tuoi poteri, ma con il tempo lo capiremo. Dai. Non posso diventare un lupo. Puoi provare a sorprendermi. È per questo che a volte sento le voci. A te non è mai successo. No, la battuta. Non mi sorprende. Ogni dio è unico. Quindi... forse non diventerò forte quanto mio padre, ma avrò abilità utili. Le possiedi già, ragazzo. Hai uno straordinario talento per le lingue, considerata la verità. Solo il tempo ci dirà di cosa sei capace. Tu l'hai sempre saputo. Ebbene sì, ragazzo, ma ho conosciuto fin troppi di te. Mi compreso, eh? Scusate, raga, un attimo, due secondi. Eccomi qua, ragazzi. Chi altro sa che sono lì? Freya sicuramente. Brocco Sindri? Non gli serve saperlo. Beh, lo sa. È per questo che ci dà la grazia. Ma lo conosci da prima. Ho visto parlare due piedi volta il giorno del funerale di tuo padre. È la verità. Ehi, non dobbiamo tornare alla camera di Dio, vero? Voglio dire, siamo dei. Possiamo fare ciò che vogliamo, giusto? Cosa vuoi fare in questo momento? Proviamoci ancora, senza interruzioni.
Siamo a posto. Sì che siamo a posto. Vai ragazzi. Vabbè. Sì.
Ricominciamo. Legge. Inghiodio tutta la parte della vita sono la mi piace. Chissà se l'ho scritta io. Dice te. Inghiotte la morte, crea nuova vita. Vai. Yeah. Se ad Alfheim avessi saputo di essere un dio, non mi sarei sentito in colpa a uccidere gli alieni. Non so se il senso sia proprio quello. Non hai fatto nulla di cui pentirti. Non ci hanno lasciato scelta. No, adesso capisco. Dovevamo sbrigare faccende da dei, ma loro ci hanno coinvolti nei loro piccoli gruppi. Ehi, ma non gli dice niente. Sai, sapere che siamo dei mi fa sentire molto più forte. Forse ti senti troppo sicuro di te ora. Dal tuo potere derivano grandi responsabilità. Puoi usarlo per te stesso o metterlo al servizio degli altri, come fece Jill. La gente lo ama, Già, un dio della guerra che si batté per la pace, famoso per il suo eroismo e la sua rettitudine. Usò il suo potere per porre fine alle guerre, mai per scatenarne. Allora esistono dei buoni. Sono molto rari, ma esistono, sì. Tutta la conoscenza per sé, mentre Tyr condivideva volentieri la sua saggezza. I mortali lo adoravano per questo e gli portavano doni da ogni parte del mondo. Cazzo, quelle non l'avevo mai viste. Poi, cosa successe a Tyr? Odino lo considerava una minaccia per il suo regno. Sospettava che Tyr collaborasse con i giganti invece di rubare i loro segreti per gli Aesir. La stessa accusa che mosse contro di me. Con Tyr però credo che avesse ragione. Tyr aiutava i giganti. Sì, si sentì responsabile delle sofferenze che subirono per mano di Odini. Sospetto che li abbia aiutati a cancellare le loro tracce. La torre scomparsa di Yodan. Proprio così. Qualunque cosa le sia successa è stata sicuramente frutto della collaborazione tra Tyr e i giganti. Testa. Non lo so, non sono mai stato. La pietra deve essere quella. Ti pareva? Signori, io dico che l'appuntamento di oggi può finire qui. Tra l'altro, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kings Live Corporation. Ci diamo oggi pomeriggio l'appuntamento per altre due live e forse stasera, a meno che non riposi. Va bene ragazzi, direi che può finire qui. Ciao a tutti.